Baseline, qui a bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi parliamo di Polo G, uno degli artisti che in America ha fatto parlare più di sé, specialmente negli ultimi due anni, soprattutto nella scena di Chicago. Oggi andremo a ripercorrere tutta la sua vita, dalle origini fino a chi è adesso. Ma prima di cominciare io vi invito a lasciare un mi piace, un commento nel caso in cui questa serie vi stia piacendo. Come sempre, droppatemi anche il nome degli artisti di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Sto cercando di accontentare tutti e, detto questo, possiamo finalmente partire. Taurus Tremani Bartlett è nato il 6 gennaio 1999 a Chicago. A differenza di gran parte dei suoi colleghi della stessa città, non è di O'Block, ma è della Old Town Area, che in poche parole corrisponderebbe al centro storico di Chicago. Vive con la sua famiglia in una situazione economica abbastanza difficile. Molto spesso saltava la scuola per incontrarsi con gli amici in strada. Già dai 10 anni è costretto a fare vari furti e altre cose pur di portare qualcosa da mangiare alla famiglia. Si vede costretto ad una vita di sacrifici e sofferenza, e sappiamo che il vivere per strada comporta anche delle perdite. Quelle che sicuramente lo hanno influenzato di più sono la morte di Gucci, il suo migliore amico, ucciso a 15 anni proprio in mezzo alle strade, e la morte della nonna Maxine, con cui aveva un legame davvero speciale. Piccola curiosità, proprio nel suo nome, Polo G, la G sta per Gucci, quindi a tutti gli effetti un tributo al suo migliore amico morto. Tutte queste perdite e questo dolore, per fortuna, non hanno fatto altro che motivare quello che ai tempi era un aspirante rapper a realizzare il suo sogno. A differenza dei suoi connazionali, il suo stile non è propriamente drill, o meglio, prende molto da quell'immaginario e da quello stile lì, ma il suo sound è più rap, senza tralasciare le parti melodiche. Per esempio, dalla drill prende molto i testi, parla spesso di quello che ha passato per strada, di quando vendeva l'erba per il suo boss e adesso è più ricco di lui. In più è un abilissimo storyteller, e a testimonianza di questo c'è la traccia Wishing for a Hero, proprio estratta dal suo ultimo album The Got. Possiamo subito notare due cose da questa canzone. La prima è che affronta temi come anche il razzismo, di cui già gran parte dei rapper in America quest'anno ne hanno parlato abbondantemente, e la seconda è che Tupac è uno dei suoi idoli, in quanto la canzone è un tributo a lui, ma non è il solo, visto che tra i rapper che più l'hanno influenzato troviamo anche Lil Wayne, Gucci Mane e ovviamente i rapper di Chicago come Chief Keef o Lil Durk. Facciamo un piccolo passo indietro però, torniamo a quando inizia a pubblicare i suoi primi pezzi su YouTube nel 2016. Purtroppo all'inizio riscuote successo, ma non troppo, anche perché il sound delle sue canzoni all'epoca era ben diverso dalla roba che fa oggi. Dobbiamo aspettare il 2018 per sentire la prima canzone che a tutti gli effetti possiamo definire la sua prima hit, ed è Finer Things. Il brano è stato scritto mentre si trovava in un carcere minorile ed essenzialmente racconta lo struggle che viveva in quel periodo, la vita di strada e ciò che comporta, cercando di creare una canzone che potesse fungere da manifesto per tutte le persone che vivevano veramente quel lifestyle. Ad inizio 2019 invece esce Pop Out, un brano featuring Lil TJ, che ai tempi come Polo G era un artista molto promettente che iniziava a fare grandi cose, però in un'altra città, New York. La canzone lo afferma definitivamente come uno degli emergenti più interessanti e finisce undicesima nella classifica Billboard. Farà numeri ovunque, per esempio su Spotify conta di più di 400 milioni di streaming, su YouTube il video ha più di 200 milioni di view e verrà anche fatto un remix da parte di Lil Baby e Gunna, non proprio due rapper a caso. A giugno sempre dello stesso anno esce il suo primo album ufficiale, Die a Legend. Debutta al sesto posto nella classifica Billboard vendendo 38.000 copie e ad oggi l'album è certificato disco di platino. Composto da 14 tracce, 3 feat, 1 di Lil TJ e Lil Baby e Gunna proprio nel remix di Pop Out. 10 canzoni inedite più 4 che erano già uscite, tra cui anche Finer Things. Uno dei dischi più belli usciti negli ultimi anni e a mio avviso uno dei dischi rap più belli che abbia mai sentito. Specifico proprio rap perché, come ho già detto, lui non è proprio un esponente al 100% della drill come lo era King Von o come per esempio lo è Chief Keef, ma l'influenza di questo genere si mischia con la sua abilità nel cantare e nel rappare. In questi 14 brani Polo G riesce a mixare e dosare benissimo
benissimo tutto questo e il risultato è assurdo. La qualità viene anche premiata da tutti i numeri che questo album ha fatto, del tutto meritati. Il 20 settembre poi droppa Earthless, un singolo prodotto da Mastar, comunque un produttore di alto livello, e sarà il primo estratto del suo secondo album ufficiale. Seguono altri singoli tra cui First Place feat. Lil TJ, Go Stupid, prodotto da Mike Will Made It featuring Stanna for Vegas e Nelly Choppa, e D&D. Polo dimostra di non saper solo fare canzoni impegnate o serie come gran parte delle tracce di The Legend, ma anche dei banger, proprio come Go Stupid. Il 15 maggio 2020 finalmente esce The Goat, il suo secondo album ufficiale. Debutta al secondo posto nella classifica Billboard vendendo 99.000 copie, in questo caso davvero sfortunato perché lo stesso giorno ha droppato Future Eye of Life, che appunto ha conquistato la prima posizione. Ad oggi comunque sia è certificato disco d'oro. Formato da 16 tracce, a questo giro troviamo qualche feat in più, tra questi Lil Baby, Nelly Choppa, Juice WRLD e altri. È un album bello che io personalmente ho apprezzato e lo inserisco tra i migliori dell'anno, ma se devo essere totalmente sincero mi aspettavo qualcosina in più. Con Die A Legend ha dimostrato di essere fortissimo e quindi non so, sarà che avevo aspettative molto alte, ma questo album secondo me ha confermato in parte questo. Per esempio, una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è il flow. Molto figo, di sicuro, ma sempre lo stesso, comunque in gran parte delle canzoni suona molto simile. Mi aspettavo qualcosa di un pochino più vario, motivo per il quale continuo a preferirli Die A Legend, nonostante è innegabile che The Goat sia sicuramente un album di buon livello. A luglio poi comparirà in Legends Never Die, l'album postumo di Juice WRLD, nella traccia Hit The Other Side. Canzone che debutta al posto numero 10 nella classifica Billboard, e questo per Polo G sarà a tutti gli effetti un record, il suo primo pezzo che entra nella top 10 della chart. Mentre ad agosto viene selezionato da XXL nella Freshman Class 2020, sicuramente un anno da ricordare per lui. Questo è Polo G e quello che io personalmente penso di lui come artista. Come avete già avuto modo di intuire, è uno di quelli che mi sta prendendo molto nell'ultimo periodo, ma già da un annetto ormai. Voi cosa ne pensate? Vi piace? Avete sentito The Goat? Lo preferite a The Eye Legend? Avete una sua canzone preferita? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, magari attivate anche la campanellina in modo tale da non perdervi altri video. Seguitemi sui vari social che uso, Instagram, Facebook, trovate tutto in descrizione come in ogni video, in modo tale da rimanere aggiornati su qualsiasi cosa che faccio. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slam.